Siamo qua in un gruppo di laboratorio, arriviamo da Ivrea perché nel 2007 abbiamo conosciuto una cessione di ramo d'impresa che molti laboratori ormai conoscono, ovvero hanno preso 1000 di noi in tutta Italia, ci hanno messi in un altro posto, ceduti ad un'azienda che hanno creato ad hoc per noi, perché hanno detto che noi eravamo dei laboratori altamente specializzati, di alto profilo, in grado di fare da soli quelli che fino al giorno prima avevamo fatto alle dipendenze di Vodafone. Ci hanno messi di là e hanno fatto un'operazione che era illegittima, che non aveva nessun fondamento strategico industriale, era un'operazione finanziaria. Avevano bisogno di ridurre il costo del lavoro. Hanno preso 1000 persone e le hanno sbattute da un'altra parte, con un contratto che all'epoca fu siglato e salutato dalle confederazioni CGL, CISL e UIL come il migliore accordo di cessione di ramo d'impresa che potesse essere mai scritto e che avrebbe fatto grande scuola. A distanza di 5 anni, l'azienda nella quale noi lavoriamo di fatto è stata destrutturata all'interno. La minoranza dei 1000 dipendenti fa ancora attività per cui è stata ceduta, la maggior parte di noi è diventata manovalanza a disposizione del soggetto che ci ha acquisito. Questo è quello che accade nel paese. Nel settore delle TLC l'ha conosciuta Telecom, l'ha conosciuta H3G, l'ha conosciuta Wind, l'ha fatta Vodafone, che sempre si è presentata come modello di industria che, erede della grande tradizione dell'Olivetti, aveva verso i suoi dipendenti una grandissima attenzione. Non è vero, come sappiamo tutte le aziende operano nello stesso modo, ragionano per il profitto e passano sulle vite dei lavoratori. Alcuni lavoratori hanno fatto vertenza per impugnare quella cessione, ci sono state sentenze negative ma ci sono state quelle positive. Analogamente al caso della Fiat di Mirafiori, Vodafone ritiene di poter fare a meno di rispettare le leggi dello Stato italiano, ritiene di poter far carta straccia di ciò che un giudice dice, ovvero che 105 persone devono essere reintegrate in Vodafone perché quella cessione non esisteva. Vodafone dice: sai cosa c'è? Io questi lavoratori non li voglio, li metto in mobilità, perché un'azienda che ha 4,8 milioni di utili decide che non ha lavoro per 105 persone e decide che queste persone possono essere mantenute dalla collettività. Ovviamente sono state fatte nuove cause contro questo procedimento, siamo in attesa di vedere cosa accadrà. Quello che sappiamo è che nessuno di noi è rassegnato ad accettare che in questo paese le aziende pensino di poter essere al di sopra delle leggi. I sovrani assoluti li abbiamo decapitati, purtroppo non qui ma in Francia sì. Non siamo disposti nel 2012 ad accettare questo scempio, né nel settore privato, non siamo disposti a vedere un paese che viene venduto e svenduto come sta accadendo. E siamo assolutamente determinati a far sì che i sindacati confederali la smettano di riempirsi la bocca di grandi parole, perché noi queste cose le abbiamo capite. Speriamo che sempre più gente le capisca, che li mandi a lavorare, perché i lavoratori i diritti ce li hanno, se li difendono, anche senza chi formalmente dovrebbe farlo. Lo facciamo con le organizzazioni di base, lo facciamo da soli. Grazie.